Piacere. Matteo, ma mi puoi chiamare Ciso. È il direttore che si è collegato da Cortina direttamente. Dello chalet. Sì, l'ho visto. Ok. Dicevo, Melocaro, che a parte che gioca sempre al mio circolo dove mi alleno, Ah, lui sì? gioca a padel, sì, a tennis. E poi stava a un evento al Foro Italico di beneficenza, e ha partecipato il mio ragazzo e lui premiava. Ah. Molto carino. Sì. Bello. Tu giochi anche a Padova? In realtà avevo giocato soltanto 2 volte in vita mia e mi piaceva abbastanza. Poi ho partecipato a un torneo della Padel Artisti, sempre insieme al mio fidanzato. Abbiamo fatto coppia e abbiamo vinto il torneo qui a Roma. E Complimenti. era sempre un evento per beneficenza, quindi queste cose ci fanno sempre piacere farle tantissimo. Ok. E dire che ho fatto più partite e mi sono divertita un sacco. Cioè, prima ero un po' titubante essendo tennista, però invece è proprio carino, divertente. Ovviamente preso piccole dosi perché col tennis mi devo dedicare più al tennis, però ogni tanto mi fa piacere giocare. E qu quante ore giochi al tennis al giorno? Per curiosità, Allora, in preparazione, cioè la maggior parte dell'anno mi alleno mattina e pomeriggio e gioco 2 ore la mattina più 1 ora e mezza di atletica e 2 ore il pomeriggio più un'oretta di atletica. Invece adesso, comunque periodo tornei, faccio un allenamento soltanto, quindi 2 ore di tennis e 1 ora e mezza di atletica. però. E non ti stanchi? Un po'. Dopo il mal di spalla, non fare tutte queste ore per ore qua, è la palestra che ti salva. Cioè, noi tennisti amatori, quando giochiamo tanto, soffriamo di Tutti dolore in così. tutto il corpo perché saltiamo alla palestra, probabilmente. È fondamentale. No, giochi tanto. Io magari se vado in vacanza una settimana senza toccare la racchetta, dopo quando rinizio a giocare mi fanno male dei muscoli che dico, oddio, cioè, ma questi da dove sono? Col tennis lavori un po' tutti i muscoli e poi ovvio facendo atletica siamo preparati per forza. Ma è vero che i Perché diciamo. professionisti sanno giocare anche col sinistro? Che usi per prendere sensibilità con la palla, usi anche, Sì, impari anche. assolutamente. Soprattutto chi ha il rovescio a 2 mani, io gioco rovescio a 2 mani e facciamo molti esercizi per la mano sinistra perché nel rovescio a 2 mani è fondamentale. Come sapete, penso, è fondamentale. Certo. No, ma ti chiedevo, hai mai provato a battere col mancino, a fare una partita proprio col sinistro? Ci provo ogni tanto, ma male male. Però quel dritto e il rovescio li faccio abbastanza bene. La battuta è la cosa più difficile. Dovremmo provare anche Fai anche noi. partite di doppio o solo singole? Diciamo, tornei internazionali sempre faccio il doppio. Qui in Italia è un po' più difficile perché i tornei open comunque cioè non quasi mai fanno i tornei di doppio. È sempre singolare, singolare. E quindi no, però mi piace fare il doppio. Mi diverto un sacco. Ma lo E vedi di fare più come una forma di allenamento per il singolo o proprio magari c'è quel torneo che dice ho una coppia, la mia compagna è fortissima e voglio vincere questo torneo di doppio? No, cioè, per esempio, adesso quest'anno ho giocato la Serie B1 a Roma e c'è una delle mie compagne di squadra che è una ragazza, come si chiama? Tedesca lei. Cioè, tipo è nata da una parte comunque, vabbè, tedesca e mi trovo benissimo a fare il doppio con lei. Abbiamo giocato 3 doppi importantissimi al campionato e li abbiamo vinti e quindi adesso ci stiamo organizzando perché comunque andando magari in Tunisia, in Egitto a fare questi tornei internazionali vorremmo provare a fare il doppio insieme per vincere ovviamente. Cioè, ormai è Certo, difficile che per divertirmi, ecco, a parte questi tornei di padel che comunque la prendo sul ridere, però se devo fare una partita di tennis troppo agonismo. stai Come parlando con un sarebbe? doppista perché per pigrizia, quindi corre meno. Ah, vabbè. Però comunque il doppio ti aiuta tanto perché facendo tanti singolari comunque il tennis è uno sport molto solitario, cioè a lungo andare magari c'è un po' questa cosa la accusi,
Invece il doppio c'è comunque una compagna che ti sostiene, cioè state in due, è diverso. E quindi noi che facciamo sempre sport individuali, farlo insieme con una compagna accanto è molto bello. Hai sempre fatto solo tennis o magari da giovane, magari a pallavolo, perché mi viene in mente il primo sport di squadra in cui si può far gruppo insieme, ecco. No, ho fatto da piccolina nuoto perché mia mamma voleva che imparassi a nuotare, ma tipo 3 mesi poi avevo imparato e basta. E poi ho fatto per un po' più di tempo, mi sembra 2 anni, taekwondo. Non so se conoscete questa disciplina. Sì. Cioè, la conosco, non ho mai provato perché sennò sarei qua con mezza faccia rotta, però va bene. E soltanto che poi ero entrata a livello agonistico anche là, dovevo scegliere tra taekwondo e tennis, ovviamente ho scelto tennis e quindi poi da lì ho fatto soltanto questo sport. Ma che età ha iniziato la tua carriera tennistica, a prendere in mano la racchetta? Allora, proprio a prendere in mano la racchetta a 5 anni, perché mia mamma è maestra e quindi da subito mi ha messo la racchetta in mano e fare, diciamo, tornei, penso 8-9 anni. Ho iniziato a fare tornei in Italia. E quale sarebbe il tuo sogno? Hai un sogno, hai un'idea dove puoi arrivare, non so, vincere un torneo importante, una medaglia olimpica, non so, quale sarebbe proprio il tuo sogno nel cassetto se... Sogni, cioè a parte cioè, il sogno del ranking è un po' troppo astratto, diciamo, per me. Cioè, il mio sogno più grande è vincere gli US Open, perché è il mio torneo preferito. E prendere una medaglia d'oro, d'argento, va bene uguale alle Olimpiadi. Mi piacerebbe tantissimo. Cioè, le Olimpiadi da quando sono bambina le vedo proprio come, non lo so, il paradiso. E quindi sarebbe bellissimo, sì. Guarda, noi ti portiamo fortuna perché al torneo di Parma abbiamo intervistato quella che ha vinto le Olimpiadi di doppio. Ah! La cieca. Sì, l'ho visto. Non conoscevo né lui né lei, però si vede che sono specializzati nel doppio più che nel singolo. A Parma era arrivata tipo ai Arriva quarti, ai però quarti. aveva perso dalla giovane americana, Bravo. la Gu, non mi veniva. E aveva battuto Serena Williams a Parma. Ah, Sì. ma è bionda. Bionda. Ah, allora forse. Capito che no, pensavo dicessi il doppio misto, invece doppio No, doppio femminile. femminile, doppio femminile. Ok, ho capito. Vabbè, dai, speriamo bene. E quindi hai iniziato da giovane comunque a giocare a tennis, anche se facevi nuoto prima, hai iniziato comunque da ragazzina. Ho iniziato subito tennis, poi più là, tipo a 10 anni, ho fatto ecco, questi mesi di nuoto e poi sempre solo tennis. E ti piace o è un lavoro per te? Diciamo che un po' tutte e due. Cioè, spero che sarà il mio lavoro nel futuro, quindi cioè, il lavoro io la prendo come, cioè mi piace, però comunque è un guadagno che mi permette di guadagnare tanto e bene. Adesso è tutte e due. Perché comunque guadagno, però è ovvio che è più, cioè sto facendo un percorso per arrivare al top, diciamo quello che vorrei. E Quindi è tutto. prossimo torneo che farai? Adesso in realtà avevo in programma di andare in Tunisia, che ci stanno dei 15.000, e lì è buono, cioè più che altro è comodo perché ci stanno tutte le settimane attaccate, quindi puoi rimanere tranquillamente. Soltanto che l'ultimo andata, sono stata molto male, ho avuto un'intossicazione alimentare e quindi ho perso un po' di allenamento, cioè anche sono, ovviamente sono tornata subito a Roma, ma ho perso un po' di allenamento e quindi adesso mi devo riallenare un paio di settimane per riprendere la forma e poi andare o appunto in Tunisia o in Egitto a Sharm el Sheikh. Poi piano piano penso metà novembre ci sarà la preparazione invernale, quindi iniziamo allenamenti più fissi fino a gennaio. Quindi queste sono le tue vacanze, è il periodo tuo di Esatto. vacanza. Sì, perché in realtà dovevo andare in vacanza a fine agosto,
dal 28 agosto tipo ai primi di settembre, e soltanto che ho avuto questa cosa in Tunisia. Io sono tornata dalla Tunisia il 26 a Roma, stavo malissimo, e poi tutti i biglietti pagati, ero... No, immagino. Sì, perché il tennis... E quindi il mio ragazzo poi è stato carinissimo, mi ha organizzato questa sorpresa, e l'ho saputo da poco, e quindi ci facciamo questi 4 giorni qui in Sicilia. Bravissimo, bravissimo. Sì, perché il problema del tennis è che rispetto ad altri sport non è che tu hai dei contratti, cioè tipo il calcio magari ti fai male, cioè il tennis guadagni se, al di là delle sponsorizzazioni, uno guadagna se vince, cioè in base ai risultati che fa, è molto duro anche da questo punto di vista. Sì, assolutamente, perché magari ti va una stagione male, che giochi male, oppure che appunto ti hai un infortunio e perdi la stagione e nessuno ti dà i soldi, insomma, anche perché devi investirne tanti. Certo. Non è facile. E quando ti muovi nei tornei hai un tuo team, riesci a portarti dietro qualcuno, non so, semplicemente il preparatore, o lo fa il tuo fidanzato, non lo so. No, diciamo quando può mi raggiungono i miei maestri, cioè vado con i miei maestri. Poi se siamo magari io un ragazzo è ancora più comodo. E se no, il mio ragazzo è molto appassionato di tennis, cioè vado molto d'accordo con lui, cioè ormai mi segue da un po', quindi sa anche consigliarmi bene. E per esempio in Tunisia sono andata con lui, per fortuna, perché se stavo da sola non so come avrei fatto, veramente. Però cerco di non andare da solo, proprio perché è uno sport comunque già difficile di per sé, quindi stare con un'altra persona vicino è bello. E com'è il tuo rapporto con i social? Che vediamo che partecipi molto ai social, sei molto seguita. Pensi che magari potrebbe diventare un tuo lavoro in futuro, o lo fai solo così per divertimento adesso? Ah, per divertimento, però sicuramente ai tempi d'oggi i social sono un ottimo guadagno anche. Cioè, comunque io ho trovato degli sponsor tramite i social, oppure anche semplicemente magari mettendo delle foto con un costume addosso, magari mi vengo pagata per due post, due storie, quindi questi soldi mi servono anche per pagarmi gli allenamenti, i tornei. Quindi per ora ovviamente non sono un influencer di chissà quali numeri, però nel mio piccolo sto cercando di portare avanti questa cosa perché mi piace e mi può aiutare nel mio futuro. Anche perché mi piace tantissimo fare le foto, sia farmi fotografare ma anche ai paesaggi, mi piace veramente tanto, quindi perché no? E tennista a cui ti ispiri o che pensi sia la più forte adesso, perché il tennis femminile... È molto difficile capire chi sono i più forti rispetto a quello maschile, almeno ci sono. È vero. E allora ti dico, una delle mie tenniste preferite è Camila Giorgi, per il suo modo di essere in campo e per il suo gioco. E cioè, il mio obiettivo è quello di fare un gioco come lei. Io sono una giocatrice d'attacco, però ho amato tantissimo in passato Ana Ivanovic e Serena Williams, che ancora gioca, però purtroppo adesso è un po'... Cioè, l'età si fa sentire anche per lei, penso. E con Camila hai avuto modo di scambiare qualche chiacchiera? Potete considerarvi amiche? O l'amicizia nel tennis è molto, molto difficile? Allora, Camila l'ho incontrata al circolo, dove tra l'altro lei si allena, che è vicino Firenze. Si chiama Calenzano, ero lì per un torneo e ci siamo viste, è stata molto carina, abbiamo scambiato 2 chiacchiere. E poi avevo incontrato, una volta ero con i miei genitori a New York nel periodo US Open, e camminando per Central Park ho incontrato il papà Sergio, che è stato molto carino, noi l'abbiamo fermato per salutarlo, lui è stato molto, molto carino. E quindi, cioè, magari essere sua amica, ma purtroppo non ci sono state tante occasioni. E nel tennis l'amicizia sicuramente è molto difficile, cioè secondo me, per le mie esperienze, poi secondo me è quasi, non ti dico impossibile, però è difficile perché comunque c'è rivalità, c'è invidia, c'è poco da fare
Poi se ti incontri in campo può succedere di tutto, veramente. Succede anche a noi quando giochiamo uno contro l'altro. Quindi. Immagino. E racconti invece, cambiando un attimo l'argomento della tua partecipazione a Miss Italia, che abbiamo visto che sei stata finalista, se non erro. Sì, nel 2019, se non sbaglio. Praticamente lì ho partecipato a un concorso a Roma, che era un concorso nazionale però, quindi eravamo 300 ragazze, e chi vinceva questo concorso andava direttamente alle finali in TV. Quindi io ero un po' titubante, però ho detto, tutti mi dicevano prova dai, che ti costa? Ho detto vabbè, vado a fare questo concorso, è stato il primo che ho fatto. E cioè, tra l'altro ovviamente dovevo avere un paio di scarpe, le decolleté nere, io non avevo neanche tacchi a casa perché non mettevo tacchi. Il giorno prima sono andata con mia mamma a comprare le scarpe e ho partecipato a questo concorso che alla fine ho vinto. E quindi e questo era a dicembre, quindi mi sono trovata catapultata poi direttamente alle finali che sono state a settembre. E quindi non ho avuto neanche, sai, un po', come si dice, non ho avuto neanche tempo di dire sì, dai, ci vado, è quello che voglio fare. Io ci ho avuto un po' questa voglia di fare questo concorso, ma pensando di non vincerlo mai. E invece l'ho vinto e il finale è andata abbastanza bene, dai, sono contenta di come è andata. Ed è stato più emozionante Miss Italia o una partita di tennis ad alto livello? Ah. Partire di tennis tutta la vita. Ah sì? Però Miss Italia c'è la televisione, c'è... pure... Sono contenta di averlo fatto, però cioè, comunque è stata una cosa bella, una bella esperienza. Però stando lì poi alle finali, che comunque sono stati tanti giorni, ho detto, preferirei stare sul campo da tennis in questo momento. Però... Cioè, se mi dici la rifaresti, ti dico, penso di sì. Bene, brava. Quindi pensi di, o meglio, torniamo sul discorso tennis, magari agganciato anche alla moda. Sì. Pensi che, un completino disegnato, magari anche alla Giorgi, che ha la sua linea di tennis, può essere un modo per esprimere la propria femminilità o magari può essere un modo un po', diciamo, anche pacchiano per farsi vedere, secondo te? Quando arrivi a un certo livello, cioè come appunto Camila, puoi permetterti di fare quello che vuoi, cioè nel senso se giustamente lei sfrutta la sua immagine, la sua popolarità per promuovere il suo marchio, che poi è il marchio di famiglia da quanto so che gestisce la mamma, quindi secondo me è una cosa bella, anche perché lei, cioè, i suoi disegni li disegna la mamma, cioè, li disegnano insieme, quindi è quello che le piace, e quindi no, io la trovo una cosa giusta. Poi soggettiva come cosa, io se dovessi diventare forte non lo so cosa vorrei fare, però non la trovo una cosa sbagliata assolutamente. Okay, quindi nel futuro sei ancora giovane, quindi di carriera ne è ancora tanta, ti vedi ancora sul campo da tennis, magari di più su un altro mondo? No, ora come ora assolutamente sul campo da tennis, e poi appunto ho 22 anni, quindi nel frattempo ho studiato, adesso mi devo laureare a novembre, ho studiato scienze motorie, ho fatto l'università online, quindi ho già altre strade che mi piacciono, ma voglio focalizzarmi su questa perché appunto ho ancora del tempo e sento che ancora posso dare a questo sport e per provare a raggiungere i miei obiettivi, quindi sto cercando di focalizzarmi solo su quello. Bene, bene, ottimo. E allora, tornando magari ancora sul campo un po' più internazionale, mondiale, a me ha colpito molto il fatto della Osaka, che ha dei problemi, ha mollato temporaneamente il tennis per troppo stress, per troppa pressione addosso, e mi aggancio al tuo essere molto social, al dover girare, magari
essere sempre in giro così. È un discorso che ci sta esagerando, i giornalisti anche lì sono troppo, danno troppa pressione o cosa, come la pensi su questo? Allora, ti dico la verità, quando ho letto dell'Osaka, di questa, di quando, lei mi sembra che l'aveva messo un post, aveva scritto tutta questa cosa, ho detto, ma, cioè nel senso hai 20, non so, 23 anni, hai vinto un grande slam, cioè stai andando benissimo, cosa, la più pagata cosa al mondo, manca. Anche la più pagata al mondo. Esatto, anche perché Olimpiadi in casa. È una dea. Quindi il mio primo pensiero è stato, com'è possibile, cioè cosa ti manca, no? Cioè, sembra una presa in giro, però poi effettivamente, parti che non è l'unica, perché ci stanno a molti altri tennisti che conosco che hanno passato questa, diciamo, questo periodo della propria vita così di depressione, o comunque si sono dovuti allontanare un attimo dal tennis perché non stavano bene, e quindi da una parte la capisco, perché nel mio piccolo, cioè non è facile, se non hai mai giocato a un certo livello non sai quello che ti passa per la testa, e appunto come dicevo prima, essendo uno sport individuale, stai molto, cioè stai sola in campo, e c'è tutto questo caos intorno a te, che se vinci allora va tutto bene, tutti i giornali, esci dal campo, tutti i giornalisti vogliono parlare con te, tutti gli sponsor, perdi, c'è il vuoto. Oppure quello che mi sono messa nei suoi panni, magari il suo obiettivo era proprio quello di vincere un grande slam, vinto quello si è sentita come una sensazione di vuoto, dicendo adesso svuotata. Esatto, adesso non è cambiato praticamente nulla, a parte la felicità ovviamente del momento. Ora che devo fare, quali obiettivi ho? Quindi secondo me ci sta assolutamente un periodo così, comunque proprio perché è giovane, può capitare. Ma sono sicura che si riprenderà, insomma. E se Speriamo potessi consigliare è un fenomeno. Speriamo per lei, perché si può legare tante altre. Cioè, in questi casi, secondo me, è molto importante la famiglia o le persone che ti stanno vicino, quindi spero che la aiuteranno. Se dovessi consigliare a una giovane tennista, diciamo, non tanto la carriera, comunque di intraprendere l'attività sportiva del tennis, che consigli potresti dargli o che errori magari da cercare di evitare? Allora, consigli le direi di. Non so, non saprei bene cosa consigliare. Io, per esempio, adesso mi sto rendendo conto che questi obiettivi che ho nella testa sono riuscita a svilupparli da poco, cioè non da tanti anni, da un paio d'anni, che sono fissa sui miei obiettivi e mi impegno all'allenamento, cerco, diciamo, un obiettivo fisso. Invece prima magari lo pensavo, ma non era mia questa cosa, era un po' tutta una situazione che mi circondava, io che giocavo a tennis da tanto, i miei che mi dicevano che ero brava, l'allenatore mi diceva che era brava, ma se non la senti tua questa cosa, alla fine vai agli allenamenti tutti i giorni, fai tutto quello che devi fare, ma non, poi non riesci ad avere risultati, perché effettivamente non ci stai dedicando a pieno. Quindi direi di cercare questo fuoco dentro di sé e capire se è quello che vuole realmente, e dal momento in cui ne è sicura, e la certezza, affidarsi alle persone migliori, quindi un allenatore, può essere il proprio team, e andare avanti senza dover dar conto a nessuno. Domanda che ci facevamo prima, io e Fabrizio, qui in redazione, noi ogni tanto stecchiamo, anzi, stecchiamo abbastanza spesso ultimamente quando giochiamo a tennis, nonostante le nostre ore in palestra, ma steccano anche i professionisti, anche te, ogni tanto fai delle belle steccate qua. Io non tanto, ma perché gioco molto piatto, cioè secondo me chi dà tanta rotazione tende a steccare, poi non so come giocare, però i Guarda, maschi. io gioco super piatto e stecco lo stesso. Sì. So che non è facile, ma ci riesco benissimo. Non lo so, però stai tranquilli, perché ho anche i maschi, l'allenamento
Pensa che Agassi nel libro Open lui ha detto che lui ha staccato apposta durante gli allenamenti per prendersi una pausa da suo padre. Sì, riusciva a staccare apposta, però gli vuol dire che c'hai una bella condizione dove arriva la palla, eh. Lui staccava apposta. Io no, io non faccio apposta, tutto naturale. È tutto fatto apposta in realtà. Mi è tutto naturale, proprio il mio colpo. De Vincente. De Vincente, sì. Va bene, allora direi che ti ringraziamo, che sei stata molto simpatica. E grazie a voi. Noi siamo vicini a Parma, se passi di qui ti invitiamo al nostro circolo di tennis a giocare. E poi sicuramente il prossimo anno faremo un torneo tennissimo, non si sa ancora quando, ma stiamo organizzando un po' e tutto, e nel caso ti scriveremo. Mi fate sapere, certo. Facciamo sapere. E se capitiamo a Roma facciamo un doppio con Meloccaro. Ok, vai, vada. Va bene? Va bene. Vai. Un saluto a tutti gli amici di Tennissimo e spero di vedervi presto. C'è. Perfetto, bravissima, grazie. Grazie mille, grazie. Ci vediamo alla prossima. Buona vacanza. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao ciao.